stretti, il profondo rosso. Ho liberato perché chiodato nella poterapia l'ha chiodato il Pellizzone. Ah, ok. Invece Gondo Crack se l'ho chiodata io, che è ancora da liberare. Ok. E ho chiodato, sì, a 20 stretti, profondo rosso. Sì, diciamo che questi sono un po' i riferimenti, perché sì. Vabbè, ne hai fatti tanti altri. Però diciamo possiamo riassumerli, sì, anche come carattere, come caratteristiche, come diciamo simbolo del rosso. Quindi diciamo che sono riferimenti ancora oggi, cioè gli hai chiodati 20 anni fa, sono riferimenti ancora oggi. Sì, sicuramente. C'è un qualcosa che, se tu ritornassi, mettiamola così, se tu parlassi al Manini di 15 anni fa, quando diciamo eri nell'esplosione anche mentale della tua attività, della tua carriera, quindi quando avevi quell'entusiasmo che diceva: cavolo, devo trovare il tiro perfetto. Secondo te il tiro perfetto l'hai trovato per il tuo punto di vista o è ancora da trovare? No. Per tua soddisfazione, per tua completezza personale? Diciamo che con la riuscita di lapoterapia sua addosso, penso e credo di aver comunque trovato quasi diciamo quello che mi ha soddisfatto di più a livello proprio di prestazione, di bellezza del tiro, di estetica e tutto. Mi ha dato molto, però sai, l'arrampicata è sempre un po' una ricerca, non so, ma, cioè quando finisci un progetto e sogni sempre di trovare qualcosa d'altro su cui diciamo cimentarti, su cui provare. E in effetti diciamo c'è questa via che si chiama Gondo Crack al Cippo, che ho chiodato già 15 anni fa, non è mai ancora stata liberata, che adesso in questo momento mi sta stimolando. Pensavo di non riuscire più a trovare uno stimolo forte come sulla terapia, perché lì è stata un po' una cosa particolare, nel senso che sapevo che avevo di fronte un qualcosa cioè molto difficile anche per me, e sapevo che era la via più difficile che c'era nella zona, quindi questo era uno stimolo. Cioè liberare una via non è come ripetere, quando tu liberi una via ti lascia tutta un'altra soddisfazione. In più la bellezza in sé del tiro tutto naturale, in un posto molto bello, questo ha innescato in me una voglia proprio di riuscire di impegnarmi al massimo per poterlo fare. Chiaramente, come tu ben sai, ti arrampica, non è che hai la certezza di riuscire nelle cose, quindi è sempre un po' una cosa che non sai bene come va a finire. Per fortuna diciamo che ci sono riuscito e questo mi ha dato molta soddisfazione. Però ripeto, l'arrampicata è così, quando poi chiudi un progetto, per quanto in quel momento dici sì, è bellissima, cioè mi sta dando tantissimo, però cerchi sempre di trovare poi qualcosa che ti dia ancora di nuovo lo stesso stimolo, e bene o male adesso credo di averlo trovato.